Quella, 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 guarda qua che donne che ci sono stasera. Aspetta, sono qui, sei in incognito? Attenzione, questa ragazza praticamente la vedete ma non la vedete, assomiglia a quella che conoscete ma non è lei, non è lei, non sei vero là? No, no. Come ti chiami? No. No, un nome tipico così. E tu invece ci sei? Ci sono. Perfetto, c'è, come ti chiami? Jessica. Jessica, Jessica, questo è un nome importante, Jessica. Da dove vieni Jessica? Da Verona, ma abito a Montichiari adesso. Perfetto, vedi, abbiamo anche, si vuoi lasciare anche il numero di telefono che così gli amici a casa prendono subito appunti. Allarghiamoci. Non allarghiamoci troppo. Ok, allora, la ragazza d'incognito, tu ci sei? E le altre due ci sono? Sì che ci sono. Ci sono, allora conosciamo anche loro. Eccola qua, tu ti chiami? Marina. Da dove vieni? Verona. Rilasci il tuo numero di cellulare? No. Perfetto, ok, Marina da Verona e poi abbiamo la ragazza che sta sputando dall'altra parte. Aspetta, non sputare. Aspetta, sta ancora digerendo la polpa di granchio. Ecco, ha una fase digestiva a saluto lei. Ecco, è sempre così, di solito dicono ha un'inclinatura un po' particolare, i maschi preferiscono che fai, mi spingi? No, la stiamo perdendo. A queste due ragazze dobbiamo trovare il moroso. Allora, mi stringete in camera, ecco questa. Ecco questa, se ne sta andando. Allora, facciamo un appello, stasera è la festa della donna. Giusto? Sì. Dimmi solamente com'è il maschio che ti piacerebbe, visto che stasera è la tua festa, quindi puoi comandare e puoi decidere tutto quello che vuoi. Come lo desideri il tuo principe azzurro? Non ho idea. Non hai idea, perfetto, quindi è facile trovarlo. Ecco, non avendo idea è semplicissimo riuscire a trovare il principe azzurro. Deve avere almeno una caratteristica, una. Non lo so. Ok, un non lo so, perfetto. Non bere. Che faccio, io lo domando a lei? Ma te lo domando? No, non te lo domando. Non glielo domando perché... non glielo domando, facciamo così. Deve essere un ragazzo sensibile? Sensibile, preso. Questa è... Vuoi un ortopedico per la... Ecco, lei vuole un ortopedico perché per la schiena, ecco. Sei tornata. Perfetto, è tornata. Si è fatta coraggio. Mi dici solo il tuo nome? L'innominata anche lei, ok? E quindi cos'è? Però è bello che ride. Allora, un ragazzo che la faccia ridere, perché a lei piace ridere, da quello che abbiamo visto, giusto? E a te un ragazzo sensibile che sia sensibile, che quando ti tocca sente la sensibilità. Ok, Jessica è a posto, la nostra l'innominata anche lei, siamo a posto. Quindi direi adesso vado alla ricerca di un ragazzo. Va bene, ciao ragazze, ciao.